Domenica 4 luglio, Piazza del Popolo, ore 19 e ore 21:30. Un unico luogo, due momenti per un grande evento che resiste al tempo e resiste anche alle restrizioni da pandemia. Si tratta della Mezzanotte Bianca dei Bambini, che viene riproposta anche in questo 2021. Nonostante le problematiche, si è deciso di non rinunciare a questo evento dell'estate pesarese, dedicato ai più piccoli, dedicato anche alle famiglie. Sarà una formula diversa. Vedete qua alle nostre spalle la Piazza del Popolo con tutte le sedie adibite, un momento forse più teatrale, ma che sicuramente non perderà il suo fascino e il suo intrattenimento per i bambini della città di Pesaro. Siamo tornati in zona bianca, ma non per questo la Mezzanotte Bianca sarà uguale agli altri anni, ma abbiamo deciso però di mantenere una serata simbolica di questa manifestazione. L'anno scorso abbiamo rinunciato perché chiaramente il tema assembramenti è una manifestazione che nasce per l'assembramento dei bambini, dei giovani, insomma del gioco, dell'incontro, e anche quest'anno non potevamo svolgerlo nella maniera tradizionale, però non volevamo neanche perdere del tutto l'anno, e quindi essendo la nostra città è stata anche uno dei modelli nell'ultimo anno e mezzo per gli eventi all'aperto, per gli eventi in sicurezza, in Piazza del Popolo, nei teatri, nel Parco Mirafiori, vi dicendo, abbiamo pensato che la platea di Piazza del Popolo, chiaramente potendo accontentare un numero minore di famiglie, però potesse essere, diciamo, una situazione sostenibile e sicura, e quindi lo spettacolo per un anno sarà solamente sul palco, con la possibilità di seguirlo in due blocchi, alle 19 e alle 21:30, prenotandosi gratuitamente. Uno spettacolo che andrà anche poi nei social della Mezzanotte Bianca, e quindi insomma allargherà la propria sfera di visibilità anche al resto d'Italia, che già nelle prenotazioni, che sono sostanzialmente sold out, anche se ci si può iscrivere a una lista d'attesa, perché poi verosimilmente potrebbe esserci anche un turnover nelle disdette magari dell'ultimo minuto, e quindi invitiamo comunque a farlo, però possa continuare a essere anche un elemento di attrazione turistica. I 10 anni li abbiamo già fatti, quest'anno teoricamente sarebbe l'11ª, ma l'abbiamo chiamata Special Edition perché è un'edizione un po' speciale, come dicevi appunto. Siamo in Piazza del Popolo, domenica 4 luglio, dalle 19 alla mezzanotte. Sono due gli spettacoli principali. Alle 19 il Coccole Sonore Show con Greta e Whisky Ragnetto, due format ormai conosciuti in tutta Italia, e alle 21:30 è Magic Night in collaborazione con Rainbow, quindi Winx Club, 44 gatti, un episodio in anteprima mondiale di un nuovo format Rainbow che si chiama Summer at Todd, l'Allegra Fattoria, e come special guest finale la vincitrice dell'ultimo Zecchino d'Oro, Anita Bartolomei, che canterà qui in piazza per noi. Banca di Pesaro ha sempre creduto in questo progetto perché l'ha sostenuto sin dalla sua origine, quando è stato proposto. Eravamo ai giardinetti di Viale Zara, eravamo in 4-5, mi hanno chiamato. Ovviamente la Banca di Pesaro e tutto il Consiglio di Amministrazione ha sempre avuto un occhio di riguardo particolare nei confronti dei bambini, dei giovani, dei ragazzi. Perché? Perché è un obiettivo principale su cui tutti ci dobbiamo credere. La Banca di Pesaro è la banca della città, la banca del territorio, e quindi queste iniziative sono ben accolte e supportate, perché è il nostro, diciamo, in ambito sociale è anche un nostro obiettivo, che lo prevede lo stesso nostro statuto, il sostegno del sociale. Meglio di questo per questa iniziativa, che poi vede i bambini come forse anche un segnale di rinascita in questo momento così difficile, che sarà una edizione limitata, però comunque è un segnale, sperando tutti che questo problema del Covid si attenui fortemente con le vaccinazioni, con il tempo che ci aiuterà ad affrontarlo. Quindi la Banca di Pesaro è presente, lo sarà anche in futuro, e vive i bambini.